minimo che potevamo fare, perché come dire, questa condizione di marcicaglia veramente non si riesce a capire. Un'azienda che fa un investimento appena 2 anni fa, inaugura questa nuova produzione a distanza di 2 anni e decide di smettere e chiudere, io credo che non sia udito. Quindi molto probabilmente c'è qualche disegno dietro che va oltre come dire, a quello che ci è stato detto. Tra le altre cose, la cosa che viene fuori è che i lavoratori vanno via, questa è quella che vorrebbe Marcegaglia, ma nei fatti il sito di Taranto a Marcegaglia è di interesse strategico, in quanto continuerà a produrre energia, continuerà a produrre e vendere all'Enel, quindi bisognerà capire quali sono le vere intenzioni. Non a caso noi chiediamo che il governo, come dire, deve farci carico rispetto a questo scenario. Tra l'altro è un'azienda, come dire, che ha utilizzato enormi finanziamenti da parte dello Stato e quindi non può dare il ben servito in questo modo. Quindi ci potrebbe essere anche un incontro a Roma per cercare di sbloccare questa situazione? Indubbiamente sì, noi faremo la prima iniziativa che metteremo in piedi, quella lì della prefettura di Taranto, affinché il prefetto di Taranto si faccia carico di questa ulteriore situazione e quindi ci dia quanto prima l'incontro presso il Ministero delle Attività Produttive. Io mi auguro che, a differenza di Vestas, dove la interlocuzione è difficile, nel senso che abbiamo fatto l'incontro al Ministero, abbiamo parlato con un funzionario che tra l'altro non era italiano e parlava l'inglese, un funzionario. Qui abbiamo di fronte un'azienda e quindi una titolarità d'azienda tutta italiana. Io credo che il governo centrale può tranquillamente chiamare l'azienda e, come dire, chiedere spiegazioni rispetto a quello, ma soprattutto far recedere rispetto alla decisione che è stata assunta. Se è vero, così come hanno sostenuto, che c'è un problema di natura di mercato, io credo che uno strumento di cassa integrazione ci potrebbe tranquillamente aiutare, come dire, a vedere a distanza di 2 mesi, 3 mesi, 5 mesi, 7 mesi cosa accade a livello mondiale sul discorso del mercato. Non si può chiudere alla prima avvisaglia di mercato e chiudo il sì. Anche se il suo collega diceva che non volete ammortizzatori proprio perché il lavoro in teoria c'è, ecco, quindi su questo forse no, assolutamente, perché l'ammortizzatore che loro chiedono è per cessazione di attività. Questo per noi non va assolutamente bene. Diverso è se si chiede un ammortizzatore sociale finalizzato a un discorso di crisi momentanea, che è facile che fra 3 mesi, ripeto 7 mesi, la condizione potrebbe mutare in termini positivi sul discorso del mercato. Il vero problema è che qui stiamo di fronte a una situazione drammatica, c'è una deindustrializzazione vera nel territorio. C'è questa, la quarta azienda nell'arco di un mese che intende chiudere. Ma come si spiega che anche aziende comunque grosse come Vestas e come Marcegaglia finiscano col chiudere nel giro di pochissimi giorni l'una dall'altra? Ma io non riesco, ripeto, a capire qual è la ragione che hanno indotto le aziende a fare questo atto. Io non vorrei che la situazione di criticità generale che è presente comunque nel nostro territorio per le vicende di Ilva possa essere questo l'elemento per dire non c'è il clima giusto per poter produrre, andiamo via da Taranto. Non lo so se è questo, però ripeto, tutto dobbiamo mettere in campo rispetto alla situazione. Io credo che la cosa che non si può, nel modo più assoluto che il territorio può sopportare, è questa polveriera. Qui c'è una polveriera che scoppierà nei prossimi mesi, pesante. Ci sono migliaia di lavoratori dell'indotto e dell'appalto Ilva, che sono quelli che stanno più in sofferenza dal 2009 a oggi e che sono con gli ammortizzatori sociali tutti in scadenza, cioè non ci sono più ammortizzatori sociali.